Cosa farò da grande l'ho scoperto una trentina d'anni fa, avevo circa 5 anni, e l'ho scoperto perché, non perché da dove vengo io, il profondo sud, ci fosse una sala cinematografica, non c'era, era il periodo così che la televisione già aveva iniziato a uccidere queste piccole sale di provincia Sono rimasto comunque affascinato da questo fascio di luce che era nel salotto di casa mia e c'era questa proiezione di filmini casalinghi, matrimoni, battesimi e lì è nata la prima fascinazione verso questo mezzo. Questa fascinazione è continuata nel tempo e non, come dire, non rimaneva altro che emigrare e quindi questo tema dell'emigrazione è stato così nelle prime cose che ho fatto, i cortometraggi, i documentari, è stata una cosa interessante, cioè cercare di raccontare l'idea di appartenenza, l'idea di identità, però non con un approccio così come alla Nuovo Cinema Paradiso, come Tornatore ha fatto, straordinario film, però noi abbiamo cercato di raccontare un po', i cliché così degli italiani all'estero. E ci è caduta per le mani una storia così interessante che era un cantante calabrese, un emigrante calabrese arrivato a Buenos Aires. Diventa famosissimo con un brano che per la prima volta ha cantato lui in questa versione che tutti conoscono, che è Quanto Caliente il Sol. Dopo 5 anni di grande successo, perde i capelli, un fan gli strappa il parrucchino e sparisce dalle scene. È vero? Non è questo non l'abbiamo inventato. Se ne va da Buenos Aires e va a New York. Allora questo per noi era un pretesto narrativo per raccontare gli italiani di Buenos Aires e di New York e iniziamo a vedere questa clip di pochi minuti. Concludere questa serata con una canzone di un grande artista argentino che mi ha segnato molto. Si chiamava Tony Vilar e negli anni 60 regalava sogni a Buenos Aires. Clarito de luna, pincelada color plata, que en la noche de tu pelo es una estrellita blanca, paz y guía de mi sueño, tú siempre serás mi amor. Ci siamo inventati così anche
un genere per poter, con i pochi mezzi che avevamo, poter raccontare una storia che fosse un po' finzione, un po' realtà, e ci potesse così raccontare, dare il termometro di quello che sono le comunità italiane all'estero, no? E ci siamo scontrati, noi pensavamo che dovevamo anche forse sfatare alcuni miti, alcuni cliché di questi italiani. In realtà poi ci siamo resi conto che Scorsese non si è inventato niente. Infatti poi da Buenos Aires, dove c'è questa grande ricerca di Tony Villar, il protagonista, che a sua volta si chiama Peppe Poltarelli, che è un cantante a sua volta, lo mandano a New York e lì scopriamo che questi italiani non sono, come dire, Scorsese non si è inventato niente. Questi che poi abbiamo incontrato nel Bronx sono veri, non sono inventati. Domani partiamo. Una disinvoltura, una cosa proprio spettacolare, una cosa grandiosa per tutto il mio. Let's get it. Super Soul. Insomma, ci siamo, all'inizio volevamo fare una parte di questo film che non so neanche come definirlo, nel senso che è un po'. C'è del musical, c'è il finto documentario, c'è il documentario, la finzione è strano da fare. Era un modo per così per cercare di fare cosa? Come dire, in una situazione attuale del cinema italiano in cui è difficile, soprattutto se vieni dalla periferia dell'impero così, poter fare l'esordio al cinema, ci siamo inventati questo modo low budget per fare un film diverso e per così cercare di capire quale poteva essere la strada. Prima di questo avevamo girato un documentario nelle pizzerie calabrese in Germania, dove abbiamo scoperto anche altre cose interessanti. Poi qualcuno ci ha dato più credito e io, come dire, ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino Roberto Saviano e ci siamo ispirati a questo suo reportage tratto dalla Bellezza e l'Inferno, che raccontava una storia molto interessante. Una cosa che mi piacerebbe facesse di più il cinema italiano, no? Quella di poter raccontare delle storie vere, di poter raccontare questo paese e non lasciare completamente alla televisione il racconto di questo paese, no? E ci sono molti film, ultimamente sono usciti due importanti film che parlano di questo nostro paese e se vogliamo dire quello che mi piacerebbe facessero da grande
da grandi registi italiani e raccontarlo meglio e raccontare quello che di buono c'è in questo paese. La storia di questo film, Tatanka, è la storia di un ragazzino che si innamora anche lui di qualcosa, si innamora della box e la box riesce a salvarlo dalla camorra. Vediamo 3 minuti e 53 secondi dell'inizio di questo film e io vi ringrazio. Sabatino. Cerco due ladri in Sabatino. Qua. Qua ci stanno solo ragazzi. E quelli ragazzi sono. Ieri sul lungomare hanno ammazzato un poliziotto. Ho sentito. Sono stati loro. No, ma magari ne sanno qualcosa. Io avevo capito due ladri. Comunque qua non è entrato nessuno, eh. Se volete dare un'occhiata. Ah, c'è la sala dei pesi dove potrebbero... Venite, venite, accompagnaci. Ecco, è qua dietro. Grazie lo stesso. Buona giornata. E mo' io dove venna? Io dove venna? Pigliate le robe e andatevene via. Forza. Mi devo andare sì, qua. Apri. Va buono. Asca, ma che sto sti qua? Ma pure tu metti. A te, noi. Forza. Uscite. E se vi arrivate qui intorno non ci porto io in quest'ora. Perché non ti alleni qua? Invece che fa lo scemo con quello. Tieni un bello cazzotto. Ma arrivato, vedi? Assaltato. Forza. A posto. Io so. Hai visto? Niente. Ma che sta succedendo? Hai visto? Ma che resta sto? Perché gli vuole il certo morto acceso. Vabbè, perché non sta faccio? Ci stato tu? Killer tra i capelli rossi. E a che ora sei tornato, ragazzi? Ma ricordo. La ricordo. E quando sei tornato a casa, con chi sei? Con Gianni. Prima? Soli. Già sei con i compagni di no. Sei sicuro? Soli. Ci ha messo lì? A che ora sei tornato a casa? 9:30. A che ora sei tornato a casa veramente però? 9:30. Stavi da solo? Sei con Monica Bellucci. Non mi chiedo più. E rispondo, te fuo spiritoso. Hai capito o no? È guapo, Russo. E
aspetta l'orto quando è vero. No, no, faccio. Io mi sto mettendo paura. Mamma mia. Eh? E ma primo. E chi ci stai cercamento? Sei su lì. Sei su? E allora com'è che dici che qualcuno può dire che stavo là? Non ci fate niente. Rosario, a Vito Canush? A chi? Vito. Lo conosco a Vito. Ah, e ieri sera stavo con Vito? No? Ecco qui stavo con Michele. Michele? Ti metto un culisse a te o tu essi? A te no. Ah, allora io fa pure lo spiritoso, aspetto, è lo spiritoso, se penso che lei fa lo spiritoso. No, lo spiritoso sta facendo lui, no? Io sto facendo lo spiritoso. Uè, andai sposto. Con capo. Ehi, ti piace sotto al cuore? Come? Affettuoso, come no? Ora che dici? A me personalmente mi rotto cazzo. Colle a te? È pure a me. Io se ti piace qua, no? Che dici? Vai. È bellissimo. Dove è successo? Guarda. Ti faccio sotto. Struzza, faccia brace, non vale. Sta malpino.